Dottor Focone, buongiorno. So che lei utilizza apparecchiature di ultima generazione, essendo esperto di medicina funzionale. Ce ne vuole parlare? Buongiorno. Allora, tutto ciò che appartiene al campo funzionale spesso è poco indagabile, cioè quando si tratta di affrontare delle problematiche, delle patologie in cui è possibile verificare il danno anatomico, strutturale, biochimico, allora lì la medicina ufficiale è maestra in quanto è possibile con delle analisi obiettive verificare il danno e vedere anche poi l'evoluzione nel tempo. In realtà tutto ciò che invece non provoca un danno effettivo di tipo né biochimico né anatomico, eccetera, allora a questo punto interviene in questo caso la medicina funzionale, che fino a pochi anni fa in realtà era solo di tipo terapeutico, tipo per esempio la medicina funzionale stessa, l'omeopatia, l'agopuntura, eccetera. Oggi con le nuove apparecchiature noi possiamo fare un'indagine che è un'indagine di tipo obiettivo. Quindi io attraverso questa apparecchiatura posso andare a indagare organo per organo, cellula per cellula e quindi tutte le funzioni dell'organismo e vedere da un punto di vista energetico i risultati che posso ottenere e gli squilibri che esistono. Quindi dobbiamo considerare che lo squilibrio prima è di tipo energetico, poi piano piano diventa funzionale, poi dopodiché diventerà anatomico, organico e fisico. Quindi l'indagine che noi facciamo è un'indagine, voglio dire, anche predittiva, nel senso io potrei trovarmi una tiroide che ancora non mostra da un punto di vista né clinico né biochimico delle alterazioni, però attraverso questa apparecchiatura io vedo che il mio organismo da un punto di vista energetico sta preparandosi chiaramente ad andare incontro ad una particolare alterazione. Allora noi in fase preclinica siamo in grado di intervenire e di curare e eventualmente poi di arrivare a una risoluzione della patologia. Quindi diciamo che in fase primaria bisognerebbe utilizzare queste apparecchiature quando ancora non si è palesato il danno biochimico. Quindi attraverso l'indagine di routine normali, anche attraverso le TAC, eccetera, non siamo in grado ancora di individuare lo squilibrio.